frase, benvenuti in questo nuovo video. Sono E io Federica. Roberts. Oggi faremo anche i 5 migliori giochi del 2015. Sembra per annuncio un parere. Diciamo che i giochi del 2015 non già non è deluso troppo, né ci sono piaciuti all'infinito, però ci sono stati titoli a aver mozzafiato. Ora voi ci mozzate. Quinto Quindi posto posto, The troviamo Witcher 3. il Allora, sacco. The Witcher 3. Allora, perché abbiamo messo al quinto posto? Vi dico. La prima cosa che è pieno di bug e sprofondiremo Allora, nulla. potevo neanche non metterlo, però se notate, se andate a vedere una classifica o due di altri youtuber, non gli hanno messo. Quindi non potevo anche non metterlo. Ma per amor di Dio, gli abbiamo messo. A quinto posto dove ci sta. Allora, inizia tu. Perché abbiamo messo in questa posizione? Perché è piena di bug? Non È si pieno! meritava il gioco dell'anno. Ho visto un bug sul computer che camminava con i piedi, con i ginocchi, scusa, con le ginocchia camminava. E C'era non vuol uno dire dove nulla. sprofondava. E all'ultimo, con la fortuna, è andato a finire nel mare. E sprofonda nel nulla. Devo accertare una cosa decente, buona, è la trama. La trama è davvero ottima, ma non da dare la trama migliore dell'anno, per dire. La grafica su PC è davvero buona, ma su console non ve la consiglio. Il gameplay fa pena, il combattimento soprattutto. Io L'unica fastidio cosa proprio. buona se vuole aggiungere sul gameplay, per esempio il cavallo, o il combattimento sul cavallo, l'esplorazione. Queste sono le cose buone di The Witcher. Il combattimento, l'unica cosa buona sarebbe le magie. Poi sai il combattimento e ti aiutano tanto. Ma però così abbassi il livello di difficoltà. E quindi ti verrebbe molto molto più semplice. Al Al quarto quarto posto troviamo troviamo. Batman Arkham Knight. Dite. Sì, perché Batman Arkham Knight? Perché solamente nel computer va schifo, dopo nella console no. Perché, ma anche nel computer mica va schifo, ci sono solamente Tanti bug. tanti bug, sono basta, sprofondi nel nulla soltanto. Dopo nelle console è eccezionale. Allora, diciamo che è il migliore della serie, dal mio punto di vista. Io ho giocato anche a Batman Arkham City. E Ancora quindi non va bene. li posso paragonare. Tra quello che mi è divertito di più è Knight. Ha una trama buona, abbastanza. Hanno aggiunto anche la Batmobile, eccezionale. Cosa che... Cioè, per me la Batmobile ha dato il segno del perché è il miglior E anche Batman la su tutti. grafica è bella. La grafica è molto bella, anzi, una grafica mostruosa. Non diciamo come The Last of Us, però bella. Ok, sì, all'incirca. Un gameplay perfetto. Uno dei combattimenti migliori dell'anno, forse solo superato a Bloodborne. Al terzo posto mettiamo, invece, uno dei giochi, la saga mia preferita, e forse a lui no. La saga degli No, Assassin's no, Creed. aspetta. Non mi piace come a te, però mica la uno. A me mi piace di più quella saga di Uncharted. Ma dopo ci sono degli Saga Assassin's di Creed. Assassin's Creed, ora non parliamo della saga dell'ultimo titolo, Syndicate. Bene. Syndicate, io ho aspettato tanto e non volevo, era una delusione Allora, e non è io l'ho stata. aspettato pochissimo. Ma l'ultimo, quando lui l'ha comprato, mi piaceva tantissimo. Per me è migliorato. Anche se va bene, meglio il 2, ammetto. Come io il 2, ho giocato Non l'ha pochissimo. visto, non lo può paragonare, ovviamente. Però, per amor di Dio, quanto per tu sto io sta parola? 100 Per me rimane il 2, anche se in Syndicate, per me i personaggi sono stati i migliori personaggi che hanno mai fatto Assassin's Creed, cioè Evie Fry e volte. Jacob Jacob Fry. Fry. E Una coppia stupenda. dopo, quasi alla fine. C'è Green, il signor Green, Il Green. anche se non si chiama signor, Green è verde, però è solo un volere. È un nero verde. Un nero verde è un Un sassuolo. sassuolo, amico È un mio. sassuolo. Di forse è sassuolo. Assassin's Creed Syndicate ha una trama. Né così, né così. No, dai, ma per me... Però il finale è molto buono. E dopo quando c'è il finale, dopo ci sono missioni secondarie. Noi credevamo ancora non averlo finito, l'abbiamo guardato su YouTube e l'abbiamo finito. Arrivederci. Arrivederci.
era Mister Rosaria, ci sta per rovinare il video. Con la Esatto. rapidez. Arrivederci. E la grafica è molto buona, anzi, soprattutto ambientazione. È un combattimento, secondo te? Divertente. Non come Bayonetta, che ci sono un po' magia. Che abbia giocato pure quest'anno. Al secondo posto mettiamo Boh, Bloodborne. solo su PlayStation 4. Chi ha computer non lo può comprare. Chi ha Xbox Non non lo lo può può comprare. comprare. Bloodborne, io sempre rischiato di comprarlo, non l'ho comprato mai. Però mi è Fortuna. La piaciuto così tanto che non lo so, è come grafica è molto. un mostro, una grafica Meglio di eccezionale. Batman. Per me. Una grafica molto buona, soprattutto a 2015, non possiamo dire niente. Il combattimento eccezionale, forse il miglior combattimento di quest'anno. Insieme forse a Batman e Mortal Kombat. Una trama, forse la trama è l'unica perché è quel che l'abbiamo visto prima, perché la trama poteva fare qualcosa di più, anche se il gioco è bellissimo. È uno dei migliori giochi dell'anno e merita il suo secondo posto. È Al al primo primo posto posto. troviamo Il cavallo, il cavallo. diamo capito. Da Quiet, sì, non da cavallo. Ma Metal sì. Gear Solid 5 del Phantom Compare. Pain. Allora, potete dire che c'è qualche gioco migliore, Per ma esempio, per come mai Shoshi? A me mi ha sorpreso, mai Shoshi, mai me, Shoshi, come che è sempre. uno youtuber molto conosciuto, ha 500.000 iscritti, Lui non 500.000 mi ha messo iscritti. nella delusione, io ho detto come nella delusione, ha messo anche Tomb Raider, diciamo Tomb Raider. Non è Non ha delusione fatto tutta. schifo, ma neanche è stato Infatti eccezionale. non l'abbiamo né messa nella delusione né nemmeno. Allora, parlerei del Phantom Pain. Allora, la grafica per te com'è? Bella. Ovviamente è cavallo, infatti, È una benissimo. delle migliori grafiche che ho mai visto. Poteva vincere la migliore grafica dell'anno, solo superato solo da The Order, che è una grafica Che non spaventosa. abbiamo messo. Da cinema, diciamo. Cinema no. È un combattimento che puoi fare tante cose, puoi fare stealth, puoi andare all'attacco, puoi usare quiet, Anche puoi se noi siamo altra Q, quasi mai stealth. siamo nei dai dai con Poi una trama che anche se non essendo eccezionale ha un finale epico. bellissimo. Mi stavo facendo piangere, mi stavo facendo Un piangere, finale. inizio mostruoso. Noioso. L'unica cosa che forse può storcere il naso sono le missioni ripetute. Per questo forse gli hanno dato un 10 per me. Perché ripeto troppe missioni. Anche se non c'è quando bisogno di ripeterle. Il gioco sempre che finisce, vi dico Vero, solo. perché alla fine di una missione o di quando Di torna fuori. missione importante, pare che finisce. E Sì, alla però fine io di dicevo gioco. sempre per scherzare, la prossima ci vediamo a Milano, a Torino, Alle Vigne, per scherzare, a Roma, a a Udine. Lazio, anche se non si può dire. Dai, dai. Il video è finito qui, spero vi sia Mettete un piaciuto. like e anche nei commenti che ora li mettiamo. Commentate, finalmente lo posso dire, invece l'altro lo posso dire perché non lo facciamo mai. Il video è finito qua. Spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, ciao ragazzi! Ciao!